Che dire, amiche ed amici, sono le 17:09, qui il vostro Sant'Egian, ancora una volta con voi, e niente, faccio questo video per salutarvi e per desiderarvi, farvi degli auguri di buone, buonissime Pasque. Ci troviamo in data 5, venerdì 5 aprile. Come potete vedere dal mio calendarietto, nel mio altarino domestico, che passo a farvi vedere, c'ho anche un totem dei nativi dell'America, poi delle campane taoiste, del Qigong, il Pakua e un sacco di cose buddiste, il Varasha, Hindu, anche San Giorgio lì dietro, cattolico San Giorgio. Beh, tutto questo per farvi vedere che stiamo in data aprile 5 venerdì 2015, che l'anno non c'è neanche il mese. Allora, oggi, venerdì santo, secondo il calendario ecclesiastico, venerdì di Pasqua, ci troviamo nell'antevigilia pasquale, perché poi ci sarà la vigilia. E quindi vi auguro a tutte e tutti voi una felice e buona Pasqua, che vi porti serenità, pace, felicità in famiglia, a tutte e tutti voi, coi parenti, amici, familiari. Non vi accoltellate, state bene. E poi mangiate un bel ovetto di Pasqua, mangiate un bel capretto, agnello. C'è chi mangia solo pesce, c'è chi a Pasqua non esce. E io non uscirò. Non c'ho quattrini, sono disoccupato, uscirò in YouTube. Però niente, vi faccio questi auguri di Pasqua. Spero che tutte e tutti voi stiate bene. A risentirci, niente. Buona Pasqua 2015. Ho fatto dei video, hanno avuto in pochi giorni un audience di 200 o 300 visioni, ma soprattutto il 50% di quelli che hanno visto i miei video mi hanno dato un like. Quindi grazie di tutto, mi state facendo passare delle buone Pasque. Mi raccomando, continuate così, io cercherò di fare dei video migliori. E poi non so, volevo fare dei video sulla religione, perché ho un bel po' di cosettine gnostiche, eretiche, catare, queste cose qua. C'ho la cena catara, edita dalla Delphi, la cena segreta. Beh, comunque vi lascio, non farò nessuna cena segreta io. O segreta, sarà una cena pasquale, cioè sarebbe sabato, no? Vabbè. Poi io festeggio direttamente di domenica, mi mangio l'uovo di cioccolato. Comunque, allora buona faccia, buon provi faccia, mangiare l'uovo, festeggiare le Pasque. Ci rivedremo dopo le vacanze di Pasqua, a meno che non faccia un video per la Pasqua. Ah, sono contento. Come una Pasqua si dice, chissà che vuole dire. Vabbè, in attesa che me lo spiegate, vi ringrazio di continuare a seguirmi così tanto. Abbiamo superato quota 112.000 visioni del canale. Io vorrei fare 112.000 visioni a video comunque. Vabbè, fa niente. Ciao.
Pasqua il cane si mangia ossobuco di agnello, anzi è giovedì, ante vigilia, e io mi leggerò il mio libro dei Vangeli. Naturalmente, visto che sono ateo, mi leggo i Vangeli apocrifi, edito dall'Einaudi, infatti è numero 12 e Einaudi tascabili classici, nel quale si parla, per esempio, che durante la festa San Giovanni perse la testa. San Giovanni decollato, che non mi risulta poi che in Italia nessuno abbia mai avuto la brillante idea di dedicare a questo santo un aeroporto, perché sarebbe stato originale. Signore e signori, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza. Mancano 5 minuti ed atterreremo con bel tempo all'aeroporto di San Giovanni decollato, che io da piccolo pensavo che veramente avesse preso il volo San Giovanni, perché si chiamava San Giovanni decollato. L'aereo è decollato in punto. Però nessuno pensa che è salito qualcuno dell'ISIS a tagliargli il collo all'aereo. Quindi, ecco, io passerò la Pasqua leggendo questo, che sono 600 pagine, grosso modo. Esattamente il numero di pagine, più o meno 1800, poi dipende dall'edizione, perché la Bibbia di Gerusalemme c'ha tanta di quella glossologia, per cui aumenta il numero delle pagine. Ma i Vangeli apocrifi hanno esattamente il numero, lo stesso numero di pagine dei Vangeli cattolici, che grosso modo, adesso, perché questa è un'edizione che non è scritta piccolina come la Bibbia, come potrete guardare, ma 500-600 pagine in questa edizione occupano tutto questo grossore, questo spessore. Ma nella Bibbia cattolica occupano tanto così. Infatti, per come è stampata in fogli sottili e scritta piccolissima, la Bibbia di Gerusalemme, grosso modo, forse non dico il doppio di questo, ma è questo più la metà. Però sono 6.000 pagine. Il 90% di Vecchio Testamento, cioè della Bibbia propriamente detta, e invece il rimanente 5 o 10% delle pagine è del Nuovo Testamento, includendo non solo i quattro Vangeli canonici, ma anche le lettere paoline, l'Apocalisse Giovannea, Corinzi, Greci, Romani, tutte quelle cose lì. Io consiglierei vivamente di leggere questo libro, perché soprattutto i cattolici sono contrari al sincretismo culturale. Però ci fa capire come non sono esistiti soltanto i Vangeli canonici, che poi sono stati scritti come minimo 70 anni dopo la morte di Gesù Cristo, ma anche che sono esistiti altri Vangeli prima di quelli canonici, e che soltanto per la volontà politica di Costantino di fare un culto religioso unificatore cattolico e di fare del cattolicesimo il culto dell'impero romano, è solo per quello che i Vangeli cattolici sono stati imposti con la forza, con le inquisizioni e con la morte, perché c'erano tantissime altre versioni, né migliori né peggiori. Cioè, io sono ateo, quindi per me ogni versione del Vangelo è solo una favola, un racconto. Però ci fa capire come anche il proprio cattolicesimo sia stato figlio dell'eclettismo culturale, del sincretismo, soprattutto delle religioni del Mediterraneo. Ma non ci scordiamo che in epoca classica greco-romana e tardo-alessandrina, attraverso lo gnosticismo, sono penetrate in Occidente, nel Mediterraneo, culti e religioni, per esempio misteriosofiche, come Artemide, eccetera, attraverso la penisola greca, che Grecia sta in Asia, di origine più orientale, più asiatica, cioè il culto di Cibele, eccetera, che
magari sono dei riflessi di culti indù, buddisti, non so, buddisti ancora no, magari, però indù sì, e dell'Asia, con la dualità tipica del taoismo. Per esempio, vi leggo questa introduzione al Vangelo dello Pseudo Matteo. Nel tardo Medioevo, tra i cristiani di lingua latina, ancor più che le dirette traduzioni del Protovangelo di Giacomo e dello Pseudo Tommaso, ebbe diffusione un loro rifacimento intitolato Libro sulla nascita della Beata Vergine e sull'infanzia del Salvatore, in cui erano pure inserite alcune leggende d'origine orientale. Fatti prodigiosi già attribuiti ad altre divinità che venivano ascritti a Gesù bambino. L'importanza di questo testo nella forma originale e soprattutto nelle più eleganti trascrizioni dell'età carolingia è notevole, poiché esso ha largamente ispirato poeti e artisti del X secolo fino al XIV e al XV, dal poema Historia Nativitatis laudabilisque conversationis intactae dei genitricis della monaca sassone Roswitha, badessa del convento di Gardensweim nel secolo X, alla leggenda aurea di Jacopo da Varagine nel XIII secolo, dagli affreschi che decorano le pareti di cattedrali e monasteri di tutta Europa, a preziose miniature di codici del Rinascimento. Quindi, capito, poi la prefazione è molto più stesa. I Vangeli apocrifi. I Vangeli apocrifi che testimoniano della vita di Gesù, annunciando la buona novella, però mettendoci degli elementi della vita di divinità dell'Asia Minore, Grecia e anche dell'Oriente. Quindi noi ci lamentiamo tanto del minestrone del New Age, quando il cattolicesimo stesso è stato un enorme oscuro calderone nel quale hanno fatto ribollire e rimestare, nel quale hanno fatto bollire e rimestare per secoli e secoli in questo oscuro calderone tutte le correnti di pensiero precedenti, e poi nella versione ufficiale canonica hanno tolto queste tracce di eclettismo e di sincretismo, facendoci credere che è sempre stato ortodosso il cattolicesimo. Invece hanno fatto una grande opera di sincretismo che poi l'hanno voluto nel corso dei secoli cancellare, quando già il cattolicesimo aveva assunto un suo carattere proprio, uccidendo gli eretici che erano rimasti fedeli alle prime versioni del cattolicesimo e che con i loro culti denunciavano le origini oscure, gli eclettismi che hanno originato il Concludendo, cattolicesimo alle origini. Questa premessa a future letture esegetiche cristiane: se nel corso dei secoli, dei millenni, da più parti del Mediterraneo e del mondo sono stati scritti degli Evangeli e poi riconosciuti apocrifi soltanto da una chiesa e perseguiti i loro autori e i loro fedeli, che conclusioni dobbiamo trarre? Evidentemente che non è esistita mai una unica versione del cristianesimo, né esisterà mai. E quindi, come sono buoni i Vangeli cattolici, possono anche essere buoni tutti gli altri Vangeli di ogni epoca, di ogni luogo e di ogni setta cristiana, perché anche il cattolicesimo romano non lascia di essere una setta come qualsiasi altra organizzazione cristiana, laica o monastica. E con questo è tutto, vi lascio ai dei video che farò in futuro. Ciao.